per fare un paragone calcistico, non so, Maracanã, Wembley, Stadio Olimpico, è un posto già particolare, dove quando entri non è come giocare una partita normale, ecco, questo è sicuro, cioè vieni comunque investito da una serie di vibrazioni assolutamente potenti. Tifoso accanito e artista soprattutto sublime, Enrico Pieranunzi descrive con la metafora calcistica il privilegio di essere grandissimo tra i grandissimi e aver suonato e inciso al leggendario Village Vanguard di New York. Sai che su quella sedia, ecco, dove tu ti siedi a prendere un drink, ci sei seduto Bill Evans, John Coltrane, Sonny Rollins, cioè, e poi loro, come hai fatto tu, vanno verso il palco e vai a suonare. Insomma, è speciale, il mood speciale di questo scantinato, perché poi è uno scantinato che nella parte più sud di Manhattan, sì, c'ha la forma di diamante, ma sempre uno scantinato è, però è pieno di, ripeto, di suggestioni, e quindi sì. Poi nel disco, in questo caso, sono in quintetto con dei meravigliosi musicisti, tutti di New York. Così Enrico Pieranunzi ci ha introdotto a The Extra Something, questo terzo disco realizzato dal vivo lì al Village Vanguard, dove, al di là delle metafore, si respira concretamente la musica e gran parte della storia di quella afroamericana. Un luogo che Pieranunzi ha vissuto e vive come fosse una narrazione, una parte di vita, un vero e proprio romanzo. Per me è un romanzo, ecco, quello è un romanzo veramente che continua, che è cominciato nel 2010 e che continua ancora nel 2022. Io sono ovviamente felice, perché quando ne parlo mi sembra ancora sempre una cosa mai successa a me. Ero io che stavo lì dall'altra parte dell'oceano, lì a suonare con tutte le foto di quelli che ci suonavano, che ci hanno fatto dischi storici. Ti dico soltanto che la prima volta che ho fatto le prove, mi ricorderò sempre ovviamente, nel 2010 con Motion e Mark Johnson, io suonavo, avevo Paul Motion davanti e sopra la testa di Paul Motion c'era la foto, di famosa foto di Bill Evans con Paul Motion nel 61 e Scott Lafaro che registravano lì. Quindi ecco, per, diciamo, un romanziere, un narratore, questi incroci, diciamo, di vene temporali, penso che possa essere interessante, dà l'idea, c'è l'orgoglio, ma c'è anche proprio anche la gioia, c'è una grande gioia, ed è un disco, direi, pieno di, c'è molta propulsione ritmica, cioè, anche perché c'era l'eccitazione di suonare lì, quindi insomma, e poi avevo una formazione che lo consentiva, tromba, sax tenore, basso e batteria, in particolare il batterista, un batterista molto energico o energetico, che aveva suonato con Chick Corea, eccetera, Adam Cruz, molto bravo, bassista pure forte, Ben Street, straordinario il trombettista argentino e straordinario il sassofonista, che è Seamus Blake. Oggi la raffinata interprete Cristina Zavalloni e il suo personale omaggio alla musica di Nino Rota. Il titolo, oltre che uno, ci sono altri brani che sono secondo me particolarmente emblematici in questo disco, nei quali mi riconosco molto, ma il titolo più emblematico era assolutamente questo, Parlami di me, perché c'è questo sogno che qualcun altro possa dirti chi sei, possa raccontarti chi sei, ma non è possibile, solo un viaggio dentro noi stessi, che spesso non è nemmeno in dolore, solamente l'introspezione, solamente l'ascolto, solamente l'autoindulgenza, solamente questo ci può veramente raccontare chi siamo, e ammesso che in una vita intera riusciamo a capire chi siamo, però è l'ascolto, metterci in ascolto. La cosa che in assoluto di più mi fa sentire vicina a questa figura, come mi piace e mi sento in risonanza con lui, è il fatto che lui fosse di fatto un compositore preparatissimo, con una formazione colta molto importante, aveva studiato all'estero con i grandissimi compositori del tempo, quindi aveva il suo mondo armonico, timbrico, compositivo, di conoscenza dell'orchestra e della materia musicale, anche della storia della musica, del repertorio, era profondo, non c'è niente di superficiale in lui, e da quella profondità nascono
la capacità poi di sposare questa ricchezza con il generare melodie semplicissime che arrivano dritte al cuore, che è quella la vera arte, no? Come se tutto quello studio servisse per distillare la poesia in tre note di queste celeberrime melodie alle quali sono stati aggiunti dei testi, sono stati creati dei testi da parte di grandissimi intellettuali del dopoguerra, secondo dopoguerra italiano, e che hanno avuto una vita propria al di fuori dei film per i quali erano nate, che erano grandi film, dalla Wertmüller a Fellini a Zeffirelli. E come succede alle canzoni quando sono fortunate, quindi sono un'alchimia magica, no? Tra la poesia del testo e la poesia della musica, fanno sognare e poi vivono a lungo. Questo filo rosso che mi sono immaginata, me lo ricordo benissimo questo momento, una mattina, è stato proprio, sono stati insomma i vari femminili, personaggi femminili che si delineavano da queste canzoni, che prendevano forma ai miei occhi, magari era solamente un mio modo per trovare una strada e per trovare un personaggio da incarnare. Mi piace sempre pensare che siano dei personaggi che metto in scena in ogni lavoro diverso che interpreto. Ah.